Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi proseguiamo la nostra rubrica dedicata alle storie dei grandi fotografi. Oggi è il turno di Isis Bidermanas. Prima di partire, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti ed attivare la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. Isis nasce il 17 gennaio 1911 a Marijampol, città lituania della Russia zarista. Il padre vuole che Isis faccia il falegname, ma lui ha già scelto cosa vuol far da grande, infatti diventa apprendista fotografo. Soprannominato il sognatore, questo appellativo che gli viene dato a soli 17 anni lo accompagnerà per tutta la vita. Nelle sue foto infatti c'è quasi sempre la tendenza a catturare atmosfere insolite, realtà poco evidenti, quasi sognanti, e a 19 anni decide di emigrare in Francia, più precisamente a Parigi, la Parigi degli anni 30, città riconosciuta da tutti a quei tempi come la capitale delle arti. I primi anni tuttavia non sono facili, deve accontentarsi di salari bassi, lavorando come assistente fotografo in diversi studi fotografici. Alla fine approda allo studio fotografico Rabkin e, sposata la figlia del proprietario, gli viene affidata la gestione di un negozio. Nel 1938 diventa padre, ma la seconda guerra mondiale è alle porte e dopo l'invasione tedesca della Francia, nel 1941 decide di spostarsi con la moglie a 400 km da Parigi. E sempre nel 1941 i suoi genitori ebrei sono uccisi in Lituania per mano dei nazisti, stessa sorte che toccherà dopo qualche anno a suo fratello David. Nell'agosto del 1944, in concomitanza con la liberazione di Parigi e la fine dell'occupazione, Isis si fa conoscere come fotografo. Realizza un reportage di guerra sulla resistenza francese, fotografando i volti trionfanti dei partigiani liberi appena usciti dalla clandestinità. E da quel momento in poi la sua attività fotografica sarà inarrestabile. Ritorna a Parigi nel 1945 e lì conosce Assai, che lo incoraggia a non mollare. Realizza così ritratti, soprattutto fotografa la Parigi del dopoguerra. Paris Match lo consacra a fotoreporter nel 1949, affidandogli subito importanti incarichi, una collaborazione che durerà 20 anni. Isis è un fotoreporter diverso, fotografa anche la quotidianità, mettendo in risalto particolari aspetti umani. I suoi reportage non si focalizzano solamente sul soggetto principale, ma sono pieni di particolari secondari che arricchiscono la storia, come accade per esempio per il reportage sul coreografo Roland Petit o sullo scrittore Paul Letaud, per cui immortala con i suoi scatti i suoi numerosi gatti. E sempre per Paris Match fotografa molti artisti dell'epoca, da Grace Kelly a Colette, Gina Lollobrigida, realizzando tra l'altro reportage fotografici in Algeria, Israele, Portogallo e Inghilterra. Nel 1951 poi pubblica quello che da molti viene considerato il suo capolavoro, Paris de Rêves. Persona molto malinconica, Isis ha sempre messo una parte della sua malinconia, della sua tristezza all'interno dei suoi scatti. Le sue fotografie della classe operaia di Parigi, i bambini nella strada, gli uomini che mangiano nei caffè, il bucato appeso ai fili, scene che mostrano a volte difficoltà, ma anche dignità. Sono due modi diversi che ha di concepire la fotografia, uno per i reportage per Paris Match, l'altro per le foto che scatta per strada. Mentre per le sue foto fotografa la realtà nuda e cruda, senza pose, nel lavoro per la rivista il suo stile cambia. Cosa può presentare ai lettori della rivista che non sia il solito ritratto bello esposto? Modi e cose che hanno a che fare con il personaggio, particolari secondari che potrebbero apparire come marginali in relazione al soggetto principale, ma che sono particolari che invece aiutano a comprendere la personalità del soggetto. La sua fotografia ricerca una perfezione formale e una simbiosi tra contenuto e azione. Nelle immagini dei quartieri popolari, dove la strada è teatro della vita, ogni dettaglio racconta la realtà umana. Dedica anche alcuni reportage esclusivi al mondo del circo, fotografandone gli aspetti meno noti, e dove è proprio il particolare a fare la differenza, e dove ogni personaggio che contribuisce allo spettacolo trova il suo giusto valore. E morirà il 16 maggio 1988 a 70 anni, dove? Naturalmente nella sua Parigi. Bene ragazzi, il video si conclude qua, io spero che sia stato interessante, se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, e a me non resta altro come sempre di ringraziarvi delle iscrizioni, delle visualizzazioni, dei commenti che mi lasciate, e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!